State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. Però dobbiamo continuare il nostro extra fatto. Su M2O, extra fatto. Signore e signori, in diretta dagli studi di Cristoforo Colombo, va ora in onda extra fatto, la semifinale. Sì, gli studi che hanno scoperto l'America. Gli studi di M2O in via Cristoforo Colombo. Non è lo studio di Cristoforo Colombo. Vabbè, è uguale. Non ha importanza. Però, signore e signori, benvenuti in questa semifinale di Extra Fatto. Nonostante sia finito X Factor, noi andiamo avanti fino alle vacanze di Natale. Quello era un programma minore che ci faceva da lancio. No, diciamo la verità, ci serviva per palinsesto. Però non sapevamo cosa metterci. Quindi abbiamo ancora altre due puntate di Extra Fatto. Oggi è l'ultima semifinale. Yes. Poi si scontreranno tutti i finalisti settimana prossima e avremo il vincitore di Extra Fatto. Fiorella, il vincitore di Extra Fatto che cosa vince? Vincerà Extra Fatto! Brava! Così si fa! Mi piace questa cosa. Il vincitore di Extra Fatto che cosa vince? Niente, perché se vince, chiedo il figlio di lui non lo sa dire. Cosa vince? Cosa vince Extra Fatto? Cosa vince? Il vincitore di Extra Fatto vince che viene qua, no? Oh! No! Fiorella, vincitore di Extra Fatto vincerà Extra Fatto. Vedi come lo dice, Extra Fatto. Salutiamo i nostri giudici, Fiorella, la sorella di Fiorello, il figlio di. Buongiorno. Leandro da Silva e Pippolo Russo. Ma il quinto giudice più importante siete voi da casa. Che potete votare al 3355 800 626. Fra questi tre semifinali, fra questi due semifinalisti, fra questi uno, fra questi vabbè zero. Non c'è la semifinale, solo due semifinalisti. Uno se volete votare Patrick, due se volete votare Daniele. Facciamo entrare il primo. Ciao, mi chiamo Patrick. Ah, me lo ricordo. Ho 26 anni, sì. E vengo da Vicenza. Vi faccio Gangnam Style, una versione scritta da me, che sono un vero uomo, sono molto amabile e questa sono sicuro che farà più visualizzazioni su YouTube, oltre il miliardo come quella originale. Bravo. Ma adesso vi faccio sentire. Vai Patrick. Concorrente numero uno, Patrick. Dai, si muove bene. Fratello Dog, stile Jiangnan. Jiangnan stile. Durante il giorno una donna calda umano, elegante donna, conosce una tazza di caffè. Notte quando una donna con un cuore caldo può invertire una donna. È la traduzione? Io sì. Sono un uomo tanto quanto si fa nel nuovo giorno. One shot che colpisce l'uomo prima di soviglie caffè. Bravo. Esplode il cuore. Mi piace. La notte viene un uomo. Alto livello. Poi l'uomo. Bella, amabile. Già sì, hey, you see, hey. Bella, amabile. Fratello Dog? Fratello Dog, Jiangnan stile. Wow, wow, wow. La facevo meglio io, eh. Io la so in coreano. Bravo Patrick, adesso. Bravo Patrick. Mettiti lì nell'ombra perché, ecco, infatti, Patrick veramente alto livello secondo me. Altissimo, ci voleva nel mondo uno che dicesse le cose come stanno. 3355 800 626. Uno se volete votare Patrick, due se volete votare Daniele. Ciao, io sono Daniele, arrivo dalla provincia di Pisa, ma abito a Milano perché sì. Sono un truccatore parrucchiere delle celebrità più importanti italiane. Canto da quando avevo 13 anni, sono cresciuto con Non è la Rai, difatti vi farò ascoltare una canzone di Ambra, famosissima, T'appartengo. E Daniele! Concorrente numero 2, Daniele! T'appartengo ed io ci tengo e se prometto poi mantengo. Ma appartieni se ci tieni, tu prometti poi mantieni, sì. Prometti, prometti, ah, ti giuro amore, un amore eterno. Se non è amore me ne andrò all'inferno. Ma quando ci sorprenderà l'inverno, quest'amore sarà già un incendio. Lo grido 100.000 volte a sera, ma disperata come una preghiera. Non voglio più 6 anni sola. Mi sembra di riconoscere la voce del sottofondo, le back vocals.
mai, prometti, per sempre sarà, prometti, indietro non si tornerà. T'appartengo ed io ci tengo, e se prometto poi mantengo, ma appartieni e se ci tieni tu prometti e poi mantieni. Bravo, bravo. Bravissimo Daniele. Cosa volevi dire, figlio di? Mi sembrava di riconoscere le back vocals, i coretti, un bel arrangiamento. Bel arrangiamento, molto. È vero. Sì. Allora ragazzi, il momento è veramente... topico! Utopico, perché dobbiamo scegliere l'ultimo finalista di Extra Fatto. Cioè qua ragazzi ci giochiamo le carriere di due persone. Mentre noi giudici diamo i nostri voti, voi da casa potete votare 3355-800-626, uno per Patrick, due per Daniele. Fiorella, qual è il tuo voto? Sono un po' indecisa. Patrick? Perché? Perché è stato originale. Figlio di. Originale. Figlio di, attenzione. Io voto senza dubbio Daniele, mi è piaciuto molto di più l'interpretazione, l'arrangiamento. E poi Patrick la canto meglio io, insomma. la so anche in coreano, anzi spero che un giorno mi farete esibire anche a me con sì, la versione sì, in coreano. Basta. Sì, in un ristorante Pippo. Coreano. Allora, io devo andare purtroppo insieme al figlio di e quindi dico Daniele perché Daniele. Mi ha fatto sognare, mi ha fatto tornare davvero? Adolescente. Sì, sì, sì. Ragazzi, sì. Io voto Patrick. Aia. Perché a me piace di più Patrick. E te ne lavi le mani così, 2-2. Sì. Si va in tilt. Tilt. Dieci secondi per votare. 3355-800-666. Vediamo un po'. Ragazzi, attenzione. Sembra abbastanza chiaro. C'è uno che non ha scritto né uno né due, ma oh, che ride. Allora, vale 4 voti. Quello vale 4. E quindi il vincitore e chi accede direttamente alla finale di Extra Fatto è Patrick. Il numero uno. Complimenti a Patrick. Settimana prossima c'è la finalissima di Extra Fatto. Grazie Fiorella. Grazie Prego. Figlio di. Grazie a voi. Ciao. Grazie. Grazie a chi? Non devo dire grazie a nessuno. Bravo. Vabbè, facciamo pure le imitazioni. Torniamo settimana prossima con Extra Fatto. N2O.